Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi abbandoniamo per un attimo la mia amata Puglia e ci spostiamo in Sud Tirol. Andiamo a preparare i panini di Heidi. Vi ricordate Heidi? Il nonno, Petar, le montagne che sorridono, le caprette che fanno ciao. Ecco, proprio quelli lì andiamo a preparare. Li volete realizzare con me? E shumanen! Innanzitutto versiamo la farina in ciotola, quindi prendiamo l'acqua, inseriamo il lievito e il miele e li andiamo a mescolare fino a sciogliere il lievito. Così. Aggiungiamo l'acqua col lievito e il miele e mescoliamo all'inizio con un cucchiaio. Aggiungiamo il sale e iniziamo ad impastare, aggiungendo un tocchetto di burro alla volta. Secondo tocchetto di burro morbido e impastiamo. Per inserire l'ultimo tocchetto di burro ci spostiamo sul piano di lavoro, quindi apriamo l'impasto e inseriamo a pezzi il burro morbido e quindi lavoriamo energicamente per 5-10 minuti fino a quando il nostro impasto non risulterà liscio ed omogeneo. Naturalmente potete realizzare i panini con la planetaria, diventerà tutto molto più semplice e veloce. A questo punto abbiamo ottenuto il nostro panetto liscio e omogeneo, lo trasferiamo in una ciotola, lo copriamo e lo lasciamo lievitare fino al raddoppio. I tempi di lievitazione dipenderanno dalla temperatura ambiente e dalla stagione in cui vi trovate. Il mio ha lievitato in estate in 3 ore. Quando sarà raddoppiato lo prendiamo, eliminiamo la pellicola trasparente e lo trasferiamo sul piano di lavoro. Quindi ricaviamo dei panetti da 60 grammi l'uno. Almeno io li ho fatti da 60 grammi, voi potete realizzarli più piccoli o più grandi, quindi li appiattite leggermente e li arrotolate prima in un verso e poi nell'altro, fino ad ottenere dei panini ovali, così. Proseguite così per tutti i panetti, quindi arrotolate prima in un verso e poi nell'altro. Ecco. Trasferite i panini su una teglia ricoperta di carta forno e lasciate lievitare ancora fino al raddoppio. I miei hanno lievitato in circa 30 minuti, fino a quando non saranno raddoppiati di volume, così. A questo punto portate a bollore l'acqua. Quando l'acqua sarà a bollore, abbassate la fiamma e aggiungete il bicarbonato. Bollite i panini per 30 secondi, 15 secondi da una parte e 15 secondi dall'altra, quindi a metà cottura li dovrete rigirare, così. Alzate i panini e trasferiteli su una teglia ricoperta di carta forno. Continuate a bollire tutti gli altri panini. Rigirandoli sempre a metà cottura. Adesso lasciate asciugare i panini per circa 30 minuti e con un coltello affilato praticate i classici tagli dei panini di Heidi, così. Nel frattempo portate il forno a 220 gradi statico e cuocete per circa 20 minuti fino a quando non risulteranno ben cotti e dorati col loro classico colore scuro. I nostri panini di Heidi sono pronti, croccanti all'esterno e morbidissimi all'interno, così, buonissimi. Grazie per aver seguito anche questa video ricetta, alla prossima, ciao.